Simone D'Angelo, portavoce dell'ente Manifestazioni Pescaresi, partita la stagione estiva dei grandi eventi a Pescara, uno di questi è sicuramente Funambolica. Sì, la stagione della ripartenza vera e propria, visto che le condizioni ci permettono di poter riaprire il teatro a tutto tondo. E Funambolica in particolare rappresenta un fiore all'occhiello per l'offerta culturale, perché è vero che i festival musicali sono bellissimi, ma è facile trovarli in tutte le città d'Italia. È il Festival del Nuovo Circo invece che si trova in città di nicchia, quindi Pescara deve essere orgogliosa di avere questo festival che racchiude come ogni anno intuizione, innovazione e spettacolo. Abbiamo tre appuntamenti, il primo è al porto turistico dove c'è il tendone, ospitiamo ogni anno una diversa compagnia con un proprio tendone scenografia. È un appuntamento dedicato a tutti, perché chiaramente i più piccoli trovano un certo tipo di fascino, ma anche i più grandi possono trovare ricerca e sofisticazione in spettacoli che sono sempre nuovi. Quindi dal 20 al 26 di giugno il tendone al porto turistico, all'interno del porto turistico. Poi il 5 luglio, Teatro d'Annunzio, c'è una compagnia francese che si chiama Esquive in Prima Nazionale a Pescara. È una spettacolare esibizione di questi artisti che si lanciano nel vuoto, camminano sulle pareti in un incrocio tra danza contemporanea e musica elettronica. Veramente anche questo è un appuntamento adatto a tutti. Poi abbiamo il Gran Galà, l'8 e il 9, due repliche per consentire a tutti, perché è uno spettacolo molto richiesto e come sempre è una nuovissima, ogni anno, nuovissima raccolta dei più grandi artisti di circo che ci sono al mondo, quindi cerchiamo di mettere insieme in una sola serata, per una sola serata al mondo, i vincitori del Festival di Monte Carlo, dei talent show italiani e stranieri, oppure le star dei grandi spettacoli internazionali. Avremo artisti da Francia, Russia, Venezuela, Italia, Germania, non mi ricordo più quante altre nazioni, numeri aerei a 12 metri d'altezza o equilibristi che saltano a terra, comici, e quindi tutta quel ventaglio di novità che ogni anno il pubblico è abituato a trovare sperando di meravigliarsi ogni volta.